è stata la chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano ad ospitare parole e suoni di speranza e pace, altri sguardi sul Natale. Un appuntamento del coro polifonico malatestiano con la partecipazione della poetessa Alessandra Carnaroli. Il coro, presenza artistica consolidata nella città di Fano, contribuisce dal ben 1968 a diffondere la cultura musicale attraverso un repertorio che spazia dalle opere rinascimentali fino alle innovative sperimentazioni della polifonia contemporanea. A dirigere il coro Francesco Santini, alla fisarmonica Daniele Rossi. Allo sfavillio delle luci del Natale che riempiono le nostre città, abbiamo voluto questa sera proporre al pubblico un modo di riflettere sul Natale in maniera diversa, attraverso un incontro di poesia e musica con l'obiettivo di riflettere sul Natale, un Natale che fosse quanto più possibile autentico, perché la nostra realtà quotidianamente è piena di problemi e quindi abbiamo avuto l'opportunità con questo concerto di invitare il pubblico a riflettere sulla guerra, a riflettere sugli omicidi, sui femminicidi, a riflettere sul viaggio di persone in mare per trovare delle condizioni migliori. E l'abbiamo fatto individuando dei brani anche della tradizione religiosa, come ad esempio i brani tratti dal Cantico dei Cantici, che parlando della figura femminile e parlando della persona, mettendo in evidenza i valori della persona, indubbiamente richiamano tutti ad una riflessione sui diritti. E ciò è capitato anche in maniera opportuna, perché oggi, in realtà, 10 dicembre, è l'anniversario della Dichiarazione dei diritti umani che l'ONU varò nel 1948.